smontiamo la forcella anteriore e qui vediamo il gruppo pompante con tutte le guarnizioni. Una forcella semplice che dovrebbe avere un solo effetto, però comunque il suo lavoro lo fa molto bene. Vado a rimuovere anche questa vite qua. All'interno della forcella poi c'è una specie di guida molla che andiamo a rimuovere. Io ho fatto questo attrezzo un po' casalingo proprio perché è un punto relativamente difficile da raggiungere. Qui andiamo a rimuovere tutte le componenti dello stelo, partendo da questo elemento che praticamente fa scorrere lo stelo all'interno del fodero. Eccolo qua. Poi c'è un'altra guida in alluminio, il paraolio che poi andremo a sostituire e l'altro pezzo del fodero. Ovviamente anche qui è stato sbagliato il rimontaggio, proprio perché queste guarnizioni vanno non sopra ma sotto qua per fare tenuta tra il fodero e il resto della forcella, quindi è una cosa da controllare. Ecco, qui lo stelo non ha nessun tipo di non è rovinato dove lavora il paraolio, però probabilmente andrò a farlo cromare come ho fatto sulle forcelle del 124, proprio perché appunto poi tutto lo stelo è protetto dalla corrosione e quindi non si scioperà nuovamente. Qui abbiamo l'alternatore e è composto da due parti, uno statore che è una serie di avvolgimenti e un rotore, anche questo è una serie di avvolgimenti. Allora partiamo da testare il rotore. Come si fa? Io prendo un tester e lo metto sulla funzione, vedete, del suono, cioè quando il circuito è chiuso il tester emette un suono. Poi andremo a puntare una sonda su una lamellina e poi via via le sentiamo tutte e ad ognuna di queste dobbiamo sentire il rumore in questa maniera qui e sappiamo che il circuito è chiuso. Lo proviamo su tutte, non ha importanza dove puntate una sonda, l'importante è che la tenete sulla solita lamella su tutta la misurazione e quindi continuiamo fin da ultimo. Bene, tutti i circuiti sono chiusi, quindi il rotore è in ottime condizioni. Questo è il collettore, si chiama così, e anche questo non ha scalini, come vedete, quindi darò una leggerissima passata con la carta vetrata fine fine e lo lascerò pressoché in questa maniera qui. Ecco, una lavata con benzina o diluente oppure dei solventi che asciugano velocemente, proprio per togliere quella polverina che le spazzole fanno. Questa polverina di carbone potrebbe depositarsi appunto sul collettore e su tutti i cablaggi, insomma sui fili, e potrebbe fare ponte fra uno e un altro facendo appunto cortocircuito. L'operazione di smicatura, andate a vedere, ho fatto un altro video in cui revisiono un Magneti Marelli, un alternatore di un Moto Guzzi. La smicatura è quell'operazione che elimina il carbone o i residui di rame o di altre particelle che possono chiudere il circuito tra un elemento di una lamella e un altro. Passiamo quindi allo statore, che come dicevo prima è formato da una carcassa in metallo e tanti avvolgimenti.
che dovrebbero essere, se non sbaglio, in serie fra di loro. Quindi la prima operazione è andare a togliere le spazzole, poiché io lo voglio smontare tutto e far zincare nuovamente e controllare tutti gli avvolgimenti. E poi, appunto, andrò a eliminare tutta la polverina che si è accumulata, vi faccio vedere, tra tutti gli avvolgimenti. Anche questa, come sullo statore, potrebbe fare dei corticircuiti e non far lavorare bene l'alternatore. Quindi è un'operazione secondo me necessaria. Le spazzole sono relativamente in buone condizioni. Qui ci sarà da agire proprio perché escono in maniera un po' difficoltosa e quindi questo potrebbe causarne un'usura eccessiva, proprio perché non scorrendo bene non si adattano neanche bene al collettore. Stiamo attenti a non rovinarle. Andrò a dare una passata leggera con la lima. Ecco, importante, segnatevi le terminazioni qui DF di più, perché se le confondiamo, insomma, succede un bel patatrac, quindi noi non lo vogliamo e facciamo così.